Dopo 5 anni di calvario, giustizia è stata fatta. Così Nicola Lustrisimini, fondatore nel 2008 ed ex presidente della K9 Onlus di Fano, imputato per il reato di appropriazione indebita dietro una querela emessa da alcuni soci dell'associazione di soccorso cinofilo in mare. Lustrisimini era accusato di aver preso la somma di circa 7.400 euro dalla cassa, ma si era difeso durante il processo, dichiarando di non aver trattenuto per sé quel denaro e di averlo impiegato per il pagamento dei debiti che aveva l'associazione. Poi, martedì 22 settembre, il giudice e il pubblico ministero lo hanno assolto in formula piena. Alcuni soci, di cui Marco Pagnini, Micaela Tarsi, Marco Piccinino e Serena Romiti, in un consiglio mi hanno querelato e oggi niente, sono qui a ribadirlo e sono contento di quello che è accaduto. E chiederò le dimissioni di coloro che sono rimasti all'interno di questa associazione, che occupano un posto di rappresentanza, e sono stati duri perché veramente mi hanno toccato nel cuore una cattiveria così profonda all'interno di un'associazione. Non deve assolutamente più accadere, quindi da oggi in poi spero che non accada, quindi che le cose si chiariscono prima, e spero che magari un domani, adesso ho 2 bimbi piccoli, spero che un domani possa far parte di un'altra associazione, non di questa, o vediamo un po', vediamo se qualcuno anche chiede scusa, perché qualche volta no, può essere importante anche questo. Grazie.